Allora, questo è ancora un nuovo video di carattere didattico per aiutare a comprendere alcuni aspetti fondamentali. Accenno questa volta alla questione dei pieni e dei vuoti. L'argomento è vastissimo e va poi a toccare, a entrare in questioni veramente fondamentali. Su quello poi vedremo, poi sono più che altro cose che si affrontano negli incontri pratici, insomma in modo diretto. Però ora la comprensione magari di ciò che sta alla base e delle conseguenze direi che è fondamentale. Allora, questo è un tipo di, non so neanche se chiamarla contemplazione, comunque diciamo un tipo di applicazione delle nostre possibilità percettive molto speciale, intanto perché apre veramente la porta alla doppia percezione e poi perché definisce molto bene, o meglio ci ricorda alla fine fisicamente la differenza tra la nostra parte tonal e quella nagua che ci compongono, cioè tra le emanazioni interne e gli spazi che le separano. E anche che cosa potremmo fare applicando un certo tipo di forza, di relazione tra attenzione ed energia a questi spazi vuoti. Si parte con uno spazio vuoto, cerchiamo sempre di renderci le cose facili inizialmente, un singolo spazio vuoto circondato, definito da pieni. Vedremo poi, praticando questo tipo di percezione, che in realtà ciò che definisce sono i vuoti che definiscono i pieni e non viceversa. La questione è che noi siamo addestrati, fin da quando nasciamo, a concentrarci solo sui pieni del mondo e quindi abbiamo questa convinzione che siano i pieni a definire il mondo, ma non è esattamente così. Anche perché qui accenno un punto fondamentale, ma solo come accenno. Il mondo appare e scompare continuamente. Cioè questa questione dei pieni e dei vuoti si alterna anche dal punto di vista della continuità del mondo. Non è affatto stabile come ci appare. Appare e scompare continuamente, è l'allineamento che si ripete. Il fatto che per noi abbia con questo tipo di continuità che conosciamo dipende dal fatto che noi siamo completamente concentrati solo sull'aspetto pieno del mondo. Ma se ci allenassimo a cogliere i vuoti, gli spazi in cui il mondo non c'è, non è descritto, non è in cui l'allineamento fa il suo ciclo, lì potremmo entrare in possibilità, in passaggi, in attitudini molto, molto speciali, inclusa la possibilità di entrare nel Nagual veramente. Però questo ovviamente è molto più in là, partiamo dalle basi. Allora diciamo che il nostro vuoto è lo spazio definito da questa finestra, le colonne, il muro e il solaio. Questo rettangolo. Cerco di farlo il più semplice possibile. E noi guardiamo la parte vuota. Diciamo che applichiamo allo spazio vuoto definito dai pieni la nostra attenzione pura, quella non descritta, astratta. Vediamo cosa c'è di là, ovviamente. Ma applicando la non contemplazione stiamo nello spazio vuoto. Nello stesso momento, non alternato, ma nello stesso momento, mentre manteniamo il vuoto, noi raggiungiamo i pieni che lo circondano con cosa? Col corpo. Te la faccio più semplice possibile. Diciamo che facciamo una sorta di contemplazione tattile a distanza di questi pieni che circondano il vuoto, come se col corpo fossimo a contatto.
dei pieni, o come se questi pieni fossero disegnati in qualcosa che è dentro di noi e li copia o li raggiunge. Questa separazione, questa divisione dell'attenzione e della percezione produce il fatto che con le emanazioni interne, col tipo di attenzione prodotto dall'allineamento interno, siamo sul pieno, con l'attenzione pura siamo sul vuoto. Si parte da un singolo vuoto, come ti dicevo, e impariamo a mantenere stabile, in modo facile, accessibile, questa condizione. Poi possiamo iniziare ad aggiungere più vuoti, quindi uno, e poi anche i vuoti di lato, qui ce ne sono diversi, e quindi anche i pieni. E cominciamo a separarci, a produrre una sorta di frammentazione controllata della nostra totalità, grazie alla quale raggiungiamo la capacità di disciplinare in modo molto estremamente preciso l'assetto delle emanazioni interne e la consapevolezza della differenza tra pieni e vuoti che mi compongono. Questa percezione di vuoti pieni, questa divisione in questa frammentazione, alla fine riusciamo a estenderla in tutte le direzioni, come una sfera, come l'uovo luminoso. E raggiungiamo la capacità di tenere, ad esempio, se ci troviamo in un bosco, dove di vuoti e pieni ce ne sono una miriade, immediatamente ci estendiamo, separando vuoti e pieni, immediatamente si fa per dire, comunque separando vuoti e pieni, e raggiungiamo questa doppia percezione estesa, nella quale possiamo anche calibrare lo spazio che separa le emanazioni interne. Questo poi dà accesso a questa possibilità di armonizzare tonal e nagual in un modo molto preciso. Ci vediamo alla prossima.